un commento al volo, insomma, sul bilancio, sulle linee programmatiche, il sindaco le ritira. Come valuta questa posizione? Ma intanto, come un gesto di grande debolezza, il sindaco ha ritirato le linee programmatiche tentando questa riapertura del mercato nelle prossime ore. È un fatto molto grave che richiama al sindaco proprio le responsabilità di bloccare effettivamente l'azione amministrativa, perché chiaramente, non cristallizzando maggioranze e opposizioni, non si può procedere alla composizione delle commissioni consiliari, perché non si può procedere a votare altri importanti provvedimenti come quello, per esempio, per i rappresentanti degli enti nelle sue partecipate. Il punto vero è che, come anticipato dal solito posto che supera le istituzioni e il Consiglio Comunale, il sindaco sta tentando di fare un accordo. Questo io l'ho detto in un brevissimo passaggio in aula e così è stato. Il punto vero è che non c'è una parola, o meglio un gesto reale, concreto, sincero, che ci possa mettere nelle condizioni di fidarci di chi fino ad ora ha detto di fare una cosa e ne ha fatta completamente un'altra. Questo è il vero tema. Per quello che ci riguarda, noi non parteciperemo assolutamente, come non abbiamo fatto fino a questo momento, a dare contributi al sindaco. I contributi si danno nelle sedi deputate, si danno in consiglio comunale, sono la discussione del suo programma, perché l'onere della proposta spetta al sindaco, e sono le mozioni che abbiamo consegnato in questi anni e che ho già depositato in parte. Mi auguro di poter far presto, perché abbiamo problemi seri come la questione della piscina comunale, su cui è stata depositata una richiesta di monotematica, ma a questo punto, con questo blocco enorme dell'attività amministrativa, io l'ho detto prima, ci siamo affidati a degli avventurieri. La domanda di cambiamento dei cittadini avellinesi era reale, era sincera, e la risposta ad essere sbagliata si vede in tutta la sua evidenza. Grazie alla consigliera Arace per la disponibilità, abbiamo raccolto il commento al volo, cercheremo evidentemente di raccogliere anche il commento magari del capogruppo del Movimento 5 Stelle per chiudere prima della chiusura di questa cronaca integrale. Diventerebbe difficile raccogliere tutti i capigruppo ora qui, ma sicuramente avremo modo nelle prossime edizioni del telegiornale e dei nostri speciali di approfondimento di dare voce a tutte le posizioni. Ecco, intanto la Arace ha ribadito che secondo lei si apre un mercato delle vacche con questa decisione di aprire da parte del sindaco. Una decisione che, come dire, ha sorpreso, ma che in qualche modo era stata anticipata anche da un post su Facebook. Andiamo ad ascoltare in diretta anche le dichiarazioni di Dino Preziosi, che sta rilasciando dichiarazioni alla stampa, ai colleghi della stampa. Preziosi, siamo in diretta. Questa apertura del sindaco, o meglio il ritiro del sindaco delle linee programmatiche. Ma guardi, il ritiro delle linee programmatiche è un ritiro, cioè una sfiducia a se stesso, perché personalmente avevo proposto all'Aula, e l'Aula era anche d'accordo in due sedute precedenti, in una conferenza di capigruppo, di fare delle proposte poste all'ordine del giorno e fatte alla luce del giorno. Non l'ha mai voluto accettare. Stasera, quando ha visto che il clima dell'Aula gli era ostile sotto il profilo della discussione, per evitare che potesse incorrere in problemi, avrà ritirato le linee programmatiche. Perché se non, lui adesso si è preso la responsabilità di bloccare ancora l'amministrazione. Non penso che la settimana entrante i gruppi gli porteranno le linee dovute. Quante chance ha questa amministrazione di andare avanti? O meglio, lei ritiene che ci saranno anche mozioni? Ritengo poche, per un motivo di fondo, perché se vuole fare un programma condiviso dall'Aula deve azzerare la Giunta e partire da zero. Se non fa così, non penso che gli altri siano d'accordo, ma non perché vogliamo gli assessori. Lui azzera la Giunta, può presentare anche la stessa Giunta, ma questa è correttezza amministrativa. La cosa grave è che non hanno voluto fare le commissioni,
stasera ha ritirato le linee programmatiche e la città sono 3 mesi che non vive. Su questo ritiro si potranno creare equilibri magari nelle commissioni, secondo lei, oppure no? Penso proprio di no, perché secondo me è difficile pure arrivare a fare le commissioni. Grazie, grazie all'avvocato Dino Preziosi per la disponibilità. Stiamo naturalmente procedendo live con la cronaca del Consiglio Comunale di Avellino, dove è in corso la votazione per la scelta dei membri del Consiglio dell'Albo dei Giudici Popolari, votazione che avviene a scrutinio segreto e risulteranno poi eletti i 2 consiglieri più votati. I lavori procedono, io ne approfitto per sentire anche il consigliere Livio Petitto. Allora, questa apertura del sindaco con il ritiro delle linee programmatiche, intanto vi ha spiazzato oppure no? Penso proprio di sì, perché nel bel mezzo della discussione, dopo devo dire la verità, ho apprezzato anche, fondamentalmente ha fatto delle scuse all'Aula su determinati episodi che si sono registrati nelle ultime settimane, però ritirare, per quello poi ho chiesto la sospensione, ritirare gli indirizzi di governo a 2 mesi dall'insediamento è un atto per me gravissimo, anche questo, mortificante soprattutto, penso che abbia preso cognizione che non abbia i numeri per poter andare avanti, penso che sia solo una strategia per poter prendere altro tempo, vedersi penso con i suoi, chiedere consigli ai piani alti e poi venire in aula e assistere ai soliti dettati, ai soliti proclami che sinceramente non fanno bene alla nostra città. Lunedì nella Capigruppo lei non si aspetta insomma grosse cose, appoggi, dialoghi, aperture da parte di altri consiglieri? Allora, fino adesso vere dimostrazioni di apertura da parte sì, non ci sono state. Forse questa è stata la prima volta, il primo segnale che ha dato di distensione, diciamo, tra virgolette, perché poi comunque devo andare a votare adesso. Allora, la lasciamo andare. Intanto lo ringraziamo il consigliere Petitto che sta andando a votare, in buona sostanza ha dichiarato ci ha spiazzato, è comunque un segnale distensivo da parte del sindaco, il primo che arriva dopo una perenne campagna elettorale, vedremo insomma come proseguirà la cosa. Io chiedo al collega Gianluca Cavaliere di andare sull'aula perché così nel frattempo io cerco di portare al microfono altri consiglieri, di raccogliere il parere su un dibattito che si consumerà nei prossimi giorni e che culminerà nella Capigruppo. Petitto dice è solo una presa di tempo da parte di Ciampi, che si è reso conto stasera di non avere i numeri. Prosegue intanto la votazione. Il consigliere Laverde ora a scrivere i nomi dei consiglieri papabili per come componenti dell'Albo dei Giudici Popolari. Pizza non ha partecipato alla decisione, al voto, per motivi professionali ha preferito, lo sottolineiamo, lasciare l'aula, ma io vorrei sentire anche il parere, come dire, del pubblico, di chi i lavori del Consiglio Comunale li segue da una vita. Modestino, allora queste aperture del questo ritiro da parte del sindaco, secondo te che cosa significa? Ma io penso che sia un mezzo ritiro, perché se lui ha ritirato le sue linee programmatiche, chi andrà a proporre altre linee programmatiche ha bisogno anche di avere assessori nella giunta, e perciò diciamo che è un palleggiamento ancora, e si continua a palleggiare, penso io,
sulle commissioni secondo te si può arrivare ad una mediazione oppure no? Bisogna riaprire la giunta? Ma io penso sulle commissioni che sono cose importantissime, specialmente per lo sport, per le palestre, che adesso secondo me bisogna chiudere un poco il cerchio prima e presto per fare le cose, perché il tempo non c'è. Che te ne pare di questa consiliatura? Tu davvero ne hai viste tante, di discussioni, di dibattiti, sei uno che mastica politica, insomma, sin da ragazzino. Io a questo punto andrei a chiamare Foti un'altra volta, ecco, proprio per essere, che Foti forse è stato una vittima di questa, di questi consigli, il consiglio precedente, è stato una vittima, e questo posso dire. Quante chance dai a questa amministrazione di durare? Ah, non lo so. Dico poco, perché sicuramente già la minoranza, già tra di loro si sono rotti, perché poi non lo fanno vedere qua, però in separata sede si sono rotti. Io penso che avranno il tempo che decideranno queste da quest'altra parte, non per altro, nient'altro. Grazie Modestino, pane al pane e vino al vino come sempre, io per questo ti ho chiamato. Anzi, la prossima volta cercherò di sedermi anch'io in consiglio comunale e chiederò un voto agli avellinesi, non per me ma per loro. Ah, quindi già annunciamo la candidatura. Sì. Però alla prossima Modestino c'è. Non ci saranno problemi. E noi ti ospitiamo, volentieri. Grazie. Grazie Modestino. Questo è il parere anche di chi assiste quotidianamente ai consigli, e in consiglio in questo momento anche l'avvocato Maurillo, marito di Ines Fruncillo e naturalmente anche direttore generale della SSD Avellino, che è venuto evidentemente per motivi familiari a seguire i lavori dell'aula. Siamo al momento della votazione per la scelta, lo ricordiamo, dei componenti, dei giudici popolari. Spero di poter sentire a questo punto anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle Aquino. Vorrei chiedergli una battuta, al momento non lo intravedo. Sta votando il consigliere Stefano Luongo, proverò a chiamarlo al microfono dopo che avrà votato, magari per chiedergli un parere al volo. Vediamo se il consigliere Luongo mi raggiunge. Sì, mi ha fatto cenno di sì. Allora abbiamo un'altra voce ancora. Allora, consigliere Luongo, grazie intanto per la disponibilità. Il più giovane consigliere comunale, che idea si è fatto di questa apertura del sindaco Ciampi? Penso che sia un gesto positivo. Un gesto positivo, perché spero che il suo obiettivo è quello di mettere comunque un freno a questi due mesi contraddistinti da una violenza dialettica che non è da primo cittadino, e consapevole del fatto che si ritrova con 5 consiglieri su 32 senza avviare un dialogo non può governare, e quindi l'alternativa sarebbe stata quella delle dimissioni. Lui l'apertura intelligentemente l'ha fatta. Capiremo ora i consiglieri che sono propositivi, dialoganti, che vogliono provare a costruire. È anche vero che il sindaco deve acquistare nuovamente una credibilità che ha perso di fronte ai consiglieri, che non sono nient'altro che rappresentanti dei cittadini avellinesi, perché siamo stati abituati a un primo cittadino che a pranzo diceva una cosa mentre a colazione ne ha fatta un'altra. Però l'apertura c'è, è un atto politico importante. A mio modo di vedere bisogna contribuire con la realizzazione di alcuni punti programmatici chiave. Io proverò a farlo in materia di politiche giovanili, ma non guardandole, scusami Enzo, con l'ottica di
due, tre progetti. Ecco, questa è una notizia però che ci sta dando in diretta, cioè la possibilità da parte del consigliere Luongo di mettere a fuoco quali punti allora a questo punto? Io insieme al mio capogruppo proverò a far capire al sindaco di Avellino che è essenziale che i giovani possano essere considerati il motore per la rinascita della città. Quindi non servono dei punti da elencare sotto la voce politiche giovanili. Occorre capire che cosa sono le politiche giovanili. Le politiche giovanili dovrebbero essere un coordinamento delle politiche sociali, culturali, del lavoro, dell'innovazione, della formazione, che se sono guidate da un'unica linea possono incentivare i ragazzi a restare e a costruire qui il futuro. Quindi vorrei non un punto sulle politiche giovanili, ma 10 punti chiari per la città che possano incentivare i giovani a restare. Ma tanto per essere chiari, questa convergenza significherebbe la rimozione di un assessore che attualmente si occupa di politiche giovanili? A me onestamente non interessa, l'ho detto alle vostre emittenti numerose volte, la poltrona, la persona, a me interessa il contenuto, interessa rispondere al mio elettorato e soprattutto a risolvere i problemi della città. Oggi c'è stata una prima apertura, vedremo ora che cosa sarà anche la sua risposta in questo tipo di approccio, ripeto, con una diffidenza che purtroppo in 2 mesi esiste ancora. Ringraziamo il consigliere buon lavoro. Stefano Luongo per questo prezioso contributo, disponibilità a valutare ma soprattutto idee chiare su che cosa proporre da parte del consigliere di Insieme Protagonisti. Proseguono le votazioni. Io chiedo alla deputata Maria Pallini se vuole intervenire nella diretta, mi fa cenno di no, va bene, la ringraziamo comunque per la disponibilità. Intanto la votazione prosegue. Sta per concludersi la votazione per la nomina dei componenti dell'albo dei giudici popolari. Ricordiamo che il sindaco di Avellino ha ritirato le linee programmatiche chiedendo convergenze nel programma di governo. La discussione è iniziata questa sera, naturalmente con anche in maniera rovente, sul ricorso al TAR. Intanto mi sembra di capire che Lazzaro Iandolo di Forza Italia e Stefano Luongo, che abbiamo avuto al microfono pochi minuti fa, saranno i due componenti dell'albo scelti dall'aula che evidentemente ha incaricato i consiglieri più giovani di svolgere questa funzione. Io chiederei a Gianluca Cavaliere di andare su Giordano, Cipriano, Gaeta e Bilotta. Mi sembra di poter dire che cosa facciamo adesso, questo almeno all'espressione del volto, ma poi chiederemo più avanti magari se qualcuno di loro li avremo al microfono. Iandolo e Luongo intanto si confermano, poi c'è il conciliabolo tra il sindaco Ciampi e il capogruppo Aquino. Il capogruppo Aquino, gli ho fatto segno, mi ha visto, quindi mi raggiungerà credo non appena possibile. Eccolo, sta avvenendo, forse i lavori staranno anche per terminare, vediamo se riusciamo. Eccolo qui. Grazie al capogruppo Aquino. Allora, il commento, siamo in diretta intanto su questa apertura del sindaco con il ritiro delle linee programmatiche. Qual è il senso di questa iniziativa?
Allora, come ho detto già nel mio intervento, credo che sia il tempo di lasciare, di abbandonare queste sterili polemiche e pensare formalmente ad attivarsi per andare incontro alle esigenze della città. Il sindaco ha dato prova di apertura, di un'ulteriore apertura, già fatta questa apertura in merito alle linee programmatiche, lo ha reiterato in aula, proprio nel rispetto della trasparenza e di questo principio di condivisione sia con la cittadinanza che qui è spettatrice, sia con l'aula consiliare che lo accusava di essere duro e chiuso. Quindi semplicemente una richiesta di contributo da parte dei singoli consiglieri sulle linee programmatiche che verranno discusse, questo per cercare di attivare finalmente la macchina amministrativa e risolvere i problemi della città. Noi abbiamo sondato un po' di pareri, naturalmente il dibattito si consumerà nei prossimi giorni e nella capigruppo di lunedì che in qualche modo affronterà il tema. Ci è sembrato di aver colto comunque dei segnali positivi anche da chi in questi due mesi si è palesato all'opposizione anche aspramente. Quante chance ci sono secondo lei che questa cosa vada in porto? Ripeto, proprio nell'ottica della condivisione e della trasparenza non si possono fare previsioni, perché l'apertura del sindaco avviene oggi a valle di una continua riproposizione di critiche, dibattiti su questioni che non sono centrali. Quindi io auspico che ci sia la possibilità realmente di discutere temi sensibili, quelli che un po' abbiamo elencato sia durante la campagna elettorale e che quindi la cittadinanza ha votato, e sia che abbiamo portato in aula. Però ovviamente mostrarsi aperti alla ricezione di un contributo è sempre buona cosa. Ora ci aspettiamo appunto questo contributo. Lei non è tra i firmatari del ricorso al TAR presentato anche da candidati non eletti. Anche questo è stato motivo di dibattito questa sera. Ecco, c'è stato qualche errore, secondo lei, in questi due mesi commesso dal Movimento 5 Stelle? Ma io credo che non bisogna ancora qui star a parlare di quello che si è fatto. Penso che oggi possa essere un punto di una linea di demarcazione netta da cui è possibile iniziare, ripeto, a parlare di cose concrete. Quindi la stessa dichiarazione del voto e della firma sul documento della non firma, io l'ho smentita in aula perché ho la forza per farlo, era la realtà, quindi è inutile stare a parlare di cose superflue. C'è comunque, poi sarà il TAR, il Consiglio di Stato evidentemente a esprimersi. Ho avuto modo di vedere il documento, ripeto, io quindi non l'ha firmato, l'abbiamo detto noi in premessa, l'abbiamo detto noi quindi... in premessa. Grazie intanto per questa collaborazione, buon lavoro, buon lavoro. Noi proseguiamo la diretta, abbiamo cercato di dare voce un po' a tutti in questo frangente, come sempre facciamo, per raccogliere le varie posizioni. Mancherebbero all'appello diversi, per la verità, ce ne scusiamo se per motivi di tempo e di palinsesto non riusciremo a coinvolgerli tutti. Vedo di spalle Pizza e Cipriani, ai quali mi piacerebbe chiedere una valutazione. Chiedo al volo a Lazzaro Iandolo di Forza Italia. Al volo, siamo in chiusura, le chiedo, consigliere, di essere sintetico. Questa apertura del sindaco con il ritiro delle linee programmatiche vi trova ben disposti o no? Di certo apprezziamo il fatto che siano state ritirate, perché eravamo per il no alle linee programmatiche. Dobbiamo valutare anzitutto l'affidabilità che diamo a questa apertura e per quanto tempo ce l'abbiamo. Speriamo di non essere smentiti in serata e ragioniamo come abbiamo sempre ragionato nell'interesse della città. Speriamo che si avvii la consigliatura. Grazie anche per la sintesi, consigliere. È una posizione che mi sembra di poter dire anche in questo caso di
apertura che arriva dal gruppo di Forza Italia. Se diamo per scontato che la Lega è al governo col Movimento 5 Stelle, me ne vado per intuito, non ho sentito il consigliere genovese, ma è anche Morano del centrodestra, chissà che questa non rappresenti anch'essa un'apertura. Braccia concerte per Cipriano e Pizza, lì forse sono i dubbi maggiori, mentre intorno al sindaco c'è la giunta che fa squadra, che prova a, come dire, a mettere un punto da stasera in avanti. Verrengia, consigliere Verrengia, al volo, siamo in diretta su questa apertura del sindaco. Beh, bisogna ragionare, ci vediamo, guardiamo un poco e dobbiamo vedere se è una vera apertura oppure una finta apertura, la prima cosa che io devo accertarmi, ma insieme a tanti altri consiglieri, poi vediamo domani. Grazie, grazie, grazie per questa preziosa battuta al volo, e chiediamo anche al capogruppo Pizza una battuta al volo su questa apertura del sindaco Ciampi che ritira le linee programmatiche. Come anche le aperture precedenti, adesso dobbiamo aspettare e vedere concretamente che cosa consisterà. Non siamo nuovi ad aperture del sindaco, le guardiamo con una certa diffidenza e quindi vogliamo prima capire in che cosa consiste questa apertura, se realmente c'è una volontà di collaborazione e di condivisione delle scelte. Io credo comunque che il sindaco debba conservare il ruolo di essere il promotore delle linee, noi poi possiamo discutere, però credo che l'iniziativa politica debba essere del sindaco, perché la responsabilità è soprattutto sua, anzi esclusivamente sua. Poi noi possiamo chiaramente dare delle indicazioni, però vorremmo che chiaramente il sindaco non, con questa, diciamo, col ritiro di queste linee programmatiche non venga meno al ruolo di propulsore dell'attività amministrativa, che deve rimanere sua. Grazie, grazie, grazie al capogruppo Pizza. Sentiamo anche il gruppo Mai Più, consigliere Festa, chiedo anche a lei su questa apertura che in qualche modo ha spiazzato, perché abbiamo sentito un po' di pareri, sembra aver spiazzato il ritiro delle linee programmatiche da parte del sindaco. Come la valutate come gruppo Mai Più? Sicuramente un atto doveroso, in realtà siamo spiazzati da tutto questo inizio di consiliatura, affermazioni che vengono dette, poi smentite, sulle vele si dice che non si faranno e poi invece vengono fatte, sul ricorso che ieri abbiamo ricevuto, le notifiche sono pervenute ieri a noi consiglieri, si era detto il contrario e poi lo si è fatto. È un inizio davvero turbolento, ecco. E tra l'altro mi crea tutta una serie di problemi anche a livello professionale, le dico, perché essendo un insegnante trovo poi imbarazzante che poi si voglia mettere una pezza dicendo che in realtà l'introduzione delle linee programmatiche non era copiata ma era stata condivisa. Allora vorrei dire al sindaco, una condivisione va fatta rispettando i crismi del caso, una condivisione la si fa apportando una nota e specificando che questo era condiviso. Il problema che mi pongo è, portando avanti certe visioni, non escluso che un domani mi possa trovare uno studente che ha palesemente copiato un compito che mi risponderà che in realtà non l'ha copiato ma l'ha condiviso. Lei si aspettava le scuse da parte del sindaco? C'è sempre questo gioco per cui non si può ammettere di aver sbagliato, ma dall'altro canto ci si lamenta degli attacchi che si ricevono dalle altre parti. Allora il gioco qual è? Dobbiamo stare qui ad accettare tutte le continue provocazioni che vengono fatte? Voglio dire, ritorno sull'esempio da insegnante, passiamo tante ore a discutere del tema del bullismo, per me le vele sono state un esempio di bullismo istituzionale e questo non me lo leva dalla mente nessuno. Senta, consigliere, ne approfitto perché ad un certo punto il consiglio si è riscaldato quando c'è stato il video proiettato dal gruppo Mai Più e qualcuno insomma ha inveito su quel punto, rispondendo quelle sono vele 2.0. Evidentemente, voglio dire, chi pensa questo non ha ben chiaro il significato dei gesti e le conseguenze che dai gesti qualcuno si aspetta. Ricordiamo che il giorno dopo le vele ci sono stati consiglieri che hanno ricevuto minacce di morte sui social. C'è un uso dei social che a mio avviso non rispecchia la sacralità dello spazio in cui siamo e ritengo doveroso ripensare al tema della comunicazione. Allora, Fontana di recente sull'Espresso faceva notare come forse sta venendo meno un presupposto della
politica moderna, cioè la distinzione tra pubblico e privato. In questo i 5 Stelle sono bravissimi a confondere i piani. Rispettiamo i luoghi pubblici come tali, la comunicazione privata possiamo gestirla separatamente, ma nel momento in cui abbiamo un incarico istituzionale è giusto comunicare in maniera adeguata. Io non posso aspettare di vedere un post del sindaco. Allora, venendo quindi... Terrete monitorato la bacheca Facebook del sindaco, ho capito, nelle prossime... Alla sua domanda, ecco, il punto è che abbiamo ritenuto necessario, anche attraverso un video, raccontare qual è il nostro disagio, il disagio di chi riceve un giorno una proposta di collaborazione per un programma condiviso e scopre che in realtà il giorno prima era già partita un'operazione precisa per evidentemente non dialogare con le forze invitate al dialogo. Allora da questo evidentemente nasce la nostra perplessità. Io la ringrazio invece per l'analisi e per la disponibilità. Ringrazio lei per l'opportunità. Buon lavoro.